Inaugurata presso l'ospedale Santo Bono Posillipon, la residenza Alma Mater, destinata ad ospitare le madri dei piccoli pazienti oncologici, primo esempio europeo di accoglienza all'interno di una corsia ospedaliera. Un atto che, secondo gli organizzatori dell'evento, dimostra che nella riorganizzazione della sanità campana non si è perso di vista quel famoso principio del take care dei pazienti, ma anche delle loro famiglie. Lo conferma anche Raffaele Calabrò, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Campania, in occasione della cerimonia di inaugurazione della residenza, realizzata grazie all'attività del Rotary Posillipo. All'evento sono intervenuti il cardinale Crescenzio Sepe, il presidente del Rotary Club Napoli Carlo Ruosi, il governatore del distretto Rotary 2100 Campania Calabria Michelangelo Ambrosio, il presidente della Camera di Commercio di Napoli Maurizio Maddoloni e il direttore generale dell'azienda Santo Bono Posillipo Anna Maria Minicucci, particolarmente soddisfatta. Per ognuno di noi che ha un momento, voglio dire, difficile nella salute e quindi richiede un ricovero ospedaliero, ha bisogno di mantenere la propria identità umana e psicologica. E per i bambini questo vale ancora di più. La nuova residenza inserita tra le opere del Giubileo per Napoli rappresenta un segnale importante in un sistema sanitario regionale che tende a valorizzare le comunità intermedie, le famiglie e il no profit come luoghi autentici di solidarietà, di responsabilità civile e di reciproca fiducia, ne è convinto Calabrò. Io credo che sia oltretutto un fatto simbolico, un cambio di tendenza. Usciamo da una grande difficoltà di ordine economico, oggi puntiamo alla qualità, alla vera assistenza.